cattedrale, e attraverso lui, ecco, voglio ringraziare anche la sua eccellenza che ha già molto tenuto, perché questa settimana di preghiera raccolta intorno a Maria la Benissima. Saluto tutte le associazioni dei battenti che sono qui presenti e saluto tutti voi che fate parte di questa parrocchia, di questo popolo. La parola di Dio che oggi ascoltiamo è una parola bella, una parola che ci parla di amore, e non poteva essere diversamente, perché ci prepariamo a vivere il dono dell'amore, la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo, che rappresenta per ognuno di noi il dono più importante, quel dono che muove tutta la nostra vita. E non si poteva scegliere autore migliore per tutto questo se non l'Evangelista Giovanni, lui che sempre canta all'amore. E Giovanni ci dice la prima e la più importante delle cose: carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Dice Giovanni: tu puoi amare soltanto se hai Dio nel cuore. Tu puoi amare soltanto perché Dio ti ama e perché è Dio che mette dentro di te il germe e il seme dell'amore. Noi da soli non possiamo amare nessuno perché non conosciamo il significato dell'amore, ma possiamo amare perché Dio mi permette di fare tutto questo. È Lui che entra nel mio cuore, è Lui che mi insegna l'amore. Voi dite: che cosa dice questo Padre che noi non siamo capaci di amare? Oggi è la festa della mamma, vero? Ci sono le mamme. Allora, domanda: si può spiegare l'amore che la mamma prova per i figli? No, o meglio, si possono dire parole, potrebbe cercare di descrivere, ma il vero sentimento che una madre prova nei confronti del figlio, con le parole non lo potete spiegare, perché è un qualcosa che va oltre la parola, va oltre la descrizione, va oltre il fatto. Ecco, quello è l'amore che Dio prova per noi. Quello è l'amore che Dio mette dentro il mio cuore. Ed è quello l'amore al quale Giovanni ci richiama. Amatevi gli uni gli altri perché Dio vi ama. E Dio ci ama in quel modo. Non ci permette di spiegarci il suo amore. Se io vi chiedessi spiegatevi l'amore del vostro marito, beh, là è più facile, no? Se ce lo abbiamo amato perché era bello, poi è meglio se lo teniamo perché voglio che sia da brutto, no? L'amore per il marito non si spiega, ma l'amore di Dio non è paragonabile a quello, perché l'amore tra moglie e marito è un amore diverso, bello, profondo, ma è un amore che io scelgo per tanti motivi, per tante affinità. Ecco perché lo sopportate non nella rete, no? Perché comunque mi avete e mi volete bene. Però questo è un amore che si spiega, è un amore più facile da giustificare. L'amore per i figli no, ed è quell'amore che Dio vuole da un tipo di noi. È quell'amore che Dio ci e ci dice: amate perché io vi amo. E guardate, per noi è importante dimostrare il nostro amore e dimostrarlo con i fatti, dimostrarlo nell'amore verso il prossimo, perché San Giovanni stesso ci insegna la cosa più importante. Dice: ricordati che tu non puoi amare Dio se non ami il fratello. Dice Giovanni, proprio le sue parole: non puoi amare Dio
Ed è vero, perché è nell'altro che io incontro Dio, è nell'altro che io scopro la bellezza di Dio, è nell'altro che io completo la mia parte di Dio. Perché Dio ci ha creati tutti a sua immagine e somiglianza, ma nessuno di noi è così bello o così perfetto da poter contenere tutta la bellezza. E allora vedete, per forza io devo guardare l'altro, per forza io devo amare l'altro, perché amando l'altro amo. E un altro grande segno che Dio ci chiede di dimostrare il suo amore è il segno dell'unità. I fratelli divisi non dimostrano. E quando io sono diviso anche da una sola persona, quando nel mio cuore io provo sentimenti di odio, no? Di indifferenza, innanzitutto sto perdendo tempo. Perché tutte le cose negative nelle quali noi ci impegniamo sono tutte cose che tolgono tempo al nostro stare bene, ma soprattutto al nostro tempo da dedicare. E guardate, pensate, c'è gente che si proietta tutta una vita dietro all'odio, dietro all'ingiuria, dietro al desiderio di vendetta. Quello è sprecare il tempo che Dio mi ha dato. Dio invece dice: io ti ho creato per amare, e voglio il tuo. E allora anche nell'unità, nella bellezza dell'unione, noi dimostriamo di aver compreso l'amore di Dio. E Maria in tutto questo c'è sempre maestra, perché le parole che Maria continua sempre a ripetere sono sempre quelle: fate quello che mio figlio vi disse, fate quello che mio figlio vi dice. E noi non possiamo non ascoltare le parole di Maria. È stato bello, no? Arrivare qui, in questa chiesa, insieme, in processione, camminando. Penso ai portatori, no? Ragazzi che hanno portato sulle spalle il peso di Maria. E sicuramente vi servirà per farvi capire quante volte Maria che porta il peso d'oro sulle spalle, il peso di tutti noi. Ma Maria ci ripete sempre la stessa cosa: ascolta mio figlio, segui le sue parole, segui il suo insegnamento. E vedete, Gesù stesso ci dice: guarda che se tu saprai ascoltare la mia parola, se tu mi amerai come io ti amo, io ascolterò te. E quando noi ci lasciamo, come dire, imprigionati dall'amore di Dio, noi siamo veramente persone capaci di vivere in pace. Perché l'amore di Dio mi permette di dire anche sì, sì, accetto anche ciò che non mi piace, accetto anche ciò che non vorrei, ciò che mi è duro, ciò che mi fa soffrire, ma lo faccio perché vuol dire che ne sono capace, ne sono forte, perché il tuo amore mi rende forte. E allora chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, che il nostro cuore desideri sempre questo: amare come Dio ci ama, senza pretendere, senza volere il ricambio. Questo amare, perché Dio mi ama e io sento forte la presenza di Dio nella mia vita.